Buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi stiate vivendo in questo momento. Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. E in questo video ci tenevo che fosse un video molto più tra il scialla e che in ogni caso parlasse di me. E quindi in questo video volevo parlarvi della mia esperienza con i tatuaggi, del significato che hanno, perché non so se l'avete notato, ma in un anno tipo mi sono riempita, cioè riempita più o meno. Mi sono ritrovata con questo che voi conoscete benissimo perché ci ho registrato un video mentre me lo facevano, e poi questo è nuovo. E ne ho veramente tanti altri in mente, veramente tanti. Tra quelli più trash, cioè ce n'è uno che veramente è freschissimo, e altri che hanno significati oppure idee di tatuaggi che vorrei farmi e che ancora non trovo il coraggio di farmi. Cioè, penso che il prossimo tatuaggio che farò sia o quello trash o boh, però quello trash lo voglio tantissimo. E vabbè, iniziamo con i tatuaggi che ho. Allora, la rosa l'ho fatta tipo a novembre dell'anno scorso, perché stavo attraversando un periodo triste, difficile della mia vita. Quando sono andata dal tatuatore, ero indecisa tra la rosa e delle catene. E una catena qui intorno. Cioè, come per simboleggiare il fatto che fossi stata chiusa. Non so se mi avete capito. Vabbè, questo. E tra le catene e la rosa, cioè mi sono confrontata anche con il tatuatore e mi ha detto che come primo tatuaggio era meglio una rosa, che era più semplice, cioè anche perché le catene sarebbero continuate anche qua. E poi lo vedrete con questo, che qua fa un male, ma un male, madonna mia, voi non potete capire quanto ho pianto per sto tatuaggio. Ok, facciamo la rosa, va tutto bene, a parte questo. Questo è il tatuaggio che mi ha fatto meno male. È il mio primo tatuaggio. E niente, ero fierissima. Il significato della rosa era proprio il significato della vita che stavo avendo in quel periodo. Cioè io mi sentivo molto una rosa in quel periodo, perché tutti mi dicevano, cioè, mi facevano apprezzamenti sul mio fisico, sul mio aspetto, però quando guardavano ciò che avevo dentro scappavano solitamente perché, cioè, stavo avendo un periodo di evoluzione, cambiamenti, e quindi non sapevo neanche io chi volessi essere. Cioè, avevo momenti in cui ero una s*****a di prima categoria per un anno. Veramente sono stata una s*****a con tante persone e momenti in cui ero la persona più buona del mondo. E cioè, questo aspetto interiore di me non l'ho mai capito, perché anche tuttora ho due aspetti di me, infatti anche per questo il nome è Bad Angel. Dentro di me ci sono due persone distinte: la Giorgia brava, gentile, disponibile con tutti, però mi basta veramente una cosa che, cioè, mi ha fatto ricostruire tutto il mio pensiero su di te, che io cambio totalmente. Cioè, se tu mi hai conosciuto in un modo, io solitamente inizialmente mi mostro sempre come gentile, disponibile, perché è come sono, però se mi fai uno screzio tanto forte, ma veramente tanto forte, che io ci sbatto la testa, io cambio. E te la faccio pagare tantissimo. Infatti, tante persone hanno paura di questa parte di me, anche perché io mi sono già vendicata di alcune vecchie persone che erano presenti nella mia vita. In modo silenzioso, perché io attacco in modo silenzioso, però mi sono vendicata. E niente, la rosa rappresenta proprio queste parti di me. Infatti ci sono anche le spine e la rosa è bellissima. Cioè, è proprio assurda.
Amo. Cioè, i miei tatuaggi ormai sono parte di me. Se io rivedessi le foto che tipo di un anno fa, quando avevo la pelle bianca limpida, senza problemi, senza tatuaggi, non riesco più a guardarmi. Non ce la faccio più, vi giuro. Cioè, ormai sono parte di me. E mio padre, come una presa. Allora, mia madre è venuta con me. Ovviamente ha avuto il suo consenso, senza problemi, anche perché sapeva quanto io volessi tatuarmi e sapeva il periodo che stavo affrontando in quel periodo. E anche lei voleva che io lasciassi un segno sulla mia pelle, un segno che mi ricordasse come non volessi più finire. Cioè, nel senso, come me lo spiego? Cioè, voleva che anche con gli anni io mi ricordassi di quel periodo, di come stessi. E infatti questa rosa rappresenta da una parte la mia debole e dall'altra la mia forte. Quindi è un controsenso vivente questa rosa, che solitamente all'aspetto è il tatuaggio che più piace alle persone, perché è il primo che si vede. Però non sanno tutto quello che c'è dietro questa rosa. Cioè, non sanno tutti i controsensi, tutto il dolore che c'è dietro questa rosa. Vabbè, ritornando a come l'ha presa mio padre. Come ve lo spiego? Gliel'ho tenuta nascosta tipo per 2 mesi, 2 mesetti buoni. E come gliel'ho fatta vedere? Sono andata tipo. Che poi mi ricordo facevo anche ginnastica con le felpe lunghe perché in cucina ho una mini palestra. C'era mio padre, no? Quando io mi allenavo, non mi potevo allenare con le magliette a maniche corte perché altrimenti si vedeva. E cazzo, mi allenavo con le felpone, non potevo corciarle perché altrimenti si vedeva e niente. Alla fine l'ha scoperto e niente. Mi ha detto: tu sei tutta matta, sei veramente qualcosa di assurdo, non so più che cosa fare con te. Ma poi alla fine gli è piaciuto. La fine ha commentato con: mo' mi tatuo pure io qualcosa su goccia, però. Vabbè. Arriviamo al secondo tatuaggio. Il secondo tatuaggio è Malia, il mio cane. Sapete anche voi quanto è importante questo tatuaggio per me. Allora, quando sono andata dal tatuatore, l'abbiamo programmato tutto insieme il tatuaggio, cioè la foto di Malia gliel'ho portata io, il nome, non sapevo se scriverci il nome o la sua data di nascita. Comunque Malia sta qui in tutto questo, sempre con me. E niente, l'abbiamo programmato tutto e questo è stato doloroso. Questo è stato veramente tanto doloroso, raga. Cioè, tipo qui sulla punta. Madonna mia quanto ho urlato, Madonna mia, che poi io ho una soglia del dolore bassissima, no? Quindi se vi dovete tatuare, veramente fatevelo qui, perché io qui mi sono sentita male, stessa cosa qua. E niente, dopo averlo programmato, me l'ha messo e raga, ho pianto tantissimo. Cioè, anche se non l'ho dato a vedere, ero un sacco fiera di questo tatuaggio, perché è una parte di me, Malia è una parte di me, è la parte di me felice, è la parte di me, è la mia famiglia, è la mia bambina. Cioè, penso che anche se un giorno avessi una bambina, un bambino, lo tatuerei come ha tatuato Malia. Il dolore. Le punte hanno fatto male. 1, 2, 3, le punte. Anche perché, non so se lo sapete, la leggenda che dopo un po' che ti tatuano, ti si anestetizza quella zona. È vero, si anestetizza, anche perché si abitua al dolore. Però qui non mi stavo abituando, raga. No, cioè, per una piccola parte del tempo mi sono abituata. Poi quando faceva le punte impazzivo, impazzivo, non potete capire il dolore.
il dolore. Sentivo un dolore assurdo, assurdo. Questo, no, questo è stato il più doloroso. Questo è una via di mezzo, dai. Anche se era grande. E niente, il significato ve l'ho detto. Se comunque io li ho fatti tutti e tre da Drast, un tatuatore di Ascoli, che a mio parere è un ragazzo fantastico. Cioè, ho visto quando apriva gli aghi davanti a me, i prezzi sono onesti, molto onesti, e è dolcissimo. Cioè, è veramente un ragazzo dolcissimo. E niente, arriviamo a questo, che anche questo è molto importante per me, davvero tanto importante. Cioè, l'ho fatto con una persona speciale e non rinnegherò mai il fatto di essermi tatuata questa persona. Cioè, il legame che ho con questa persona è veramente forte. Cioè, soprattutto nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, io e questa persona ci siamo veramente avvicinate tanto. Cioè, è una persona che inizialmente io rifiutavo, ma in ogni caso io avevo creato intorno a me una corazza a cui non facevo entrare questa persona, anche se si faceva in quattro per entrarci, per stare con me, per farmi stare bene. Io non riuscivo a farla entrare. Cioè, tipo, l'anno scorso, no, adesso iniziano le lacrime. Tipo, sotto Natale, non mi ricordo, tipo gennaio, questa persona è entrata in camera mia, io mi sono alzata, sono rimasta 10 minuti nervosa perché non sapevo come dovessi farlo, come si facesse. E alla fine l'ho abbracciata, Madonna mia, se mi mancava. Cioè, so che vi sembra una cosa stupida, però io mi sono allontanata da questa persona nonostante lei volesse in tutti i modi entrare, riuscire a farmi abbattere i muri intorno a me, riuscire a farmi fidare, cioè, riuscire a, in modo che io riuscissi a fidarmi ancora di lei. E wow, raga, è molto importante questo tatuaggio. Poi quando l'ho abbracciata mi ha detto brava Giorgi, perché cioè, ha capito che in quel momento avevo abbassato un po' i muri intorno a me, cosa che non faccio mai, non faccio veramente mai, a parte con le persone di cui mi fido. Cioè, quasi nessuno riesce mai a vedere la mia parte, quella debole. Perché per farla vedere devo veramente fidarmi dell'altra persona. Perché ho paura che in qualche modo l'altra persona si approfitti di questa parte di me. Forse per le troppe batoste che ho preso, non lo so. Però non fidarmi di questa persona è stato veramente un colpo basso sia per me che per l'altra persona. E niente, non pensavo che sarebbe finito così. Sono davvero felice di essere riuscita ad abbassare i miei muri, la mia protezione con almeno un po' di persone, perché era anche ora, era ora, 17 anni e so che se lo merita. Se lo merita tutto. Cioè, se lo merita il mio volergli bene. Se lo merita la grande. Però sono io che ho qualche problema. Sono davvero felice. Anche se non si nota, anche se non si nota, però sono davvero felice. Perché è stato un passo di maturità assurda nei miei. Cioè non maturità, una crescita, tanto. Perché, cioè, riprendendo sempre il momento dell'abbraccio, a parte quando ero piccolina, questa persona non l'abbracciavo mai ed era brutto. Perché è veramente brutto. E niente, questo è un tatuaggio che veramente forse è il più importante.
Comunque è un orsacchiotto. L'orsacchiotto con cui giocavo da bambina. E forse qui avrete capito la persona di cui sto parlando. Non volevo che finisse così. Questo tatuaggio l'ho fatto quest'anno, a settembre mi sembra. È stato tutto un vai, vai, andiamo. Cioè, il giorno prima avevo scelto il tatuaggio, sia io che lei l'avevamo scelto. E il giorno dopo già ci stavamo tatuando. È stato un momento fantastico perché lei ha pianto tantissimo. Perché mi ha fatto un sacco male, raga. Cioè, tipo qui, sulle orecchiette, e ho sentito un dolore. Ma un dolore! Madonna mia, non potete capire. Ha fatto malissimo. Però ne è valsa veramente la pena. Cioè, io l'ho messo qui. Perché quando tipo ho anche le felpe, le orecchiette mi sbucano. E io appena lo guardo, penso a questa persona. E cioè mi arriva un sorriso a 32 denti. Veramente, sono felicissima di tutti e tre i miei tatuaggi. Sono veramente felice. E niente. Questi sono i significati dei miei tatuaggi. E come altro tatuaggio, per esempio, ho in mente qui, non so se farlo qui, sulla clavicola. O in un altro posto, però voglio scrivere scegli te, come per dire devi scegliere te stessa o hai solo tu l'opportunità di scegliere per te stessa. E per me è un tatuaggio fantastico. Poi ho in mente di farmi un tatuaggio sulla spina dorsale, proprio sulla linea, che parte da sopra, fino alla fine. Voglio scriverci una frase che non vi dirò ancora. E arriviamo al tatuaggio trash. Il tatuaggio trash è qui sulla chiappotta, cioè sul lato della chiappotta. E vorrei fare delle ali, delle ali con scritto Bad Angel dentro. Sì, lo so che è stupido, lo so che è stupido, ma a me piace, cioè, è bello. Poi ne ho in mente tantissimi, tipo un leone sul piede, cioè sopra lo, cioè sullo stinco basso. Vorrei tatuarmi un mandala, un mandala, dipende da come lo chiamate, però non so ancora dove, come, perché, eccetera. Cioè, il perché sì, perché mi piace esteticamente. Però non ha un significato. Mi piace solo. Invece, cioè, tutti gli altri tatuaggi che vorrei farmi, tipo qui o sulla spina dorsale, hanno dei significati. Oppure, cioè, tipo le ali con scritto Bad Angel non ha un significato. Sì, ok, sono io, è il mio nome ormai, però non ha un significato profondo, stretto, eccetera. E niente. Dopo avervi scassato per 20 minuti o di meno, dipende da quanto taglieranno questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto veramente tanto, perché mi sono messa a nudo qui davanti parlandovi dei miei tatuaggi, cosa che non faccio mai, perché do sempre un significato spoglio, corto. Perché non voglio approfondire tanto i miei tatuaggi, perché ho paura di come io poi la potrei prendere. Cioè, ho paura di piangere davanti. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate capito le mie parole. Spero che vi siate divertiti, anche se io ho pianto, ma voi spero che vi siate divertiti. E niente. Questo è stato un video molto scialla, molto parliamo. Però per me è importante. Mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Se volete vi lascio anche qui il nick del mio Instagram, qui o qui, dipende. E ciao, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.